Acerbi assolto, giustizia è fatta, ma la polemica resta. La soluzione di Francesco Acerbi dall'accusa di insulto razzista nei confronti di Juan Jesus è un tema che sicuramente dividerà i tifosi nerazzurri. Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, riflette: Acerbi assolto. Il giudice ha stabilito che non c'erano prove sufficienti per dimostrare il suo insulto razzista a Juan Jesus. La parola di uno contro quella di un altro non basta per una convinzione. Una frase che farà discutere, ma che va rispettata. La decisione del tribunale, basata sulla mancanza di prove concrete, solleva interrogativi sulla difficoltà di affrontare le accuse di razzismo nel calcio. È comprensibile che molti fan si sentano frustrati per la mancanza di punizione per un crimine così grave. Dopotutto, il razzismo non trova posto nello sport, tantomeno in campi dove devono regnare passione e rivalità sportiva. Ma la giustizia, per quanto discutibile possa essere per alcuni, deve essere rispettata. La decisione del tribunale italiano mette fine, per ora, a questo capitolo della storia di Acerbi. Su un altro punto controverso, ha fatto discutere anche il comportamento di Nicolò Barella durante la partita contro il Genoa. Dopo essere stato criticato per la simulazione, il centrocampista nerazzurro si è scusato per l'accaduto: dopo il Genoa mi hanno nominato simulatore. La mia intenzione non era quella di fare una simulazione, ma ho commesso un errore nella mia reazione. Quando commetti un errore, puoi scusarti. Ho voglia di scusarmi per questo momento. Quando vuoi vincere, fai cose che non vuoi fare ed è per questo che volevo scusarmi. Ravezzani, sui suoi social, ha elogiato l'atteggiamento di Barella: c'è tanta gente che si comporta come lui e fa finta che non sia successo nulla. Aver chiesto scusa ti porta in una dimensione diversa. E sicuramente imparerai anche a comportarti meglio in certi momenti delle partite. La presa di posizione di Barella, nel riconoscere l'errore e nel chiedere scusa, dimostra maturità e responsabilità. Questo è un esempio da seguire per tutti i giocatori, a dimostrazione che la grandezza sta anche nell'ammettere gli errori e nel cercare di evolversi. E tu, tifoso nerazzurro, cosa pensi dell'assoluzione di Acerbi? E le scuse di Barella? Lascia la tua opinione nei commenti e metti mi piace al video per altre novità sull'Inter.